Vacinovic. Ferrari riesce a liberare Rocca, Rocca prova l'avanzata, il duello con Kone, fatica a uscire dalla zona più pericolosa. Il a campo per il contropiede, occhio in mezzo a coda, c'è anche Bush, Gatto se ne va, lo attacca Kone, la sterzata, non abbocca Kone, forse c'era contatto tra i due, rimane a terra e protesta Gatto, si gioca tutto. Compiuto 19 anni proprio pochi giorni fa, il 20 di febbraio. Kone prepara il sinistro! È un pallone che mette i brividi a Storari, a tutto il Cagliari. Ha toccato Storari, sarà calcio. Spazio per l'imbucata, arriva Renzetti. Parte il cross, palla in piena area di rigore, prolunga Vergara. Arriva Kone davanti al portiere, Kone! Il pareggio del Cesena, Kone! 1-1, Kone vola sotto la curva a prendersi gli passaggio per Kone. Kone se la cava molto bene, Kone nel corridoio per Djuric in posizione regolare, Djuric in piena area, prova a girarsi e ci riesce, lo scarico all'indietro, Falco può essere nelle condizioni di sospendere la partita. Lucchini, la respinta corta di Cinaglia, allora Kone, Djuric spalla alla porta, fa girare per Kessi con Ciano. Kessi avanza, Kessi prova lo scambio con Kone, Kessi 2-0 Cesena. Frank Kessi per Balasa che può andare dentro, Balasa fin dentro l'area di rigore, lo aspetta Renzetti, Balasa temporeggia, poi va all'indietro, l'anticipo di Kone che sradica il pallone dai piedi di Capezzi, Ragusa e Clayton, il pallone filtra, arriva più che altro per il modo con cui arrivava di corsa senza commettere fallo, insomma. Kone apre per Garritano sul lato corto, Garritano storia, Kone, Sensi ancora Kone di forza, vuole infilarsi in mezzo a due avversari, la spallata fallosa gliela avanti Paghera affrontato da Kone, Puccino, Kone su di lui, la palla rimane in campo, arriva Aquilanti per la chiusura, ma palla ancora sui piedi di Kone, bordo campo ancora Emanuele Baiocchini. Annotazioni dalla panchina di Massimo Drago che ha chiesto attenzione. Grande tunnel di Kone, i danni di Wande, palla dentro per Ragusa, Cicizzo il suo cross, Cicizzola esce non benissimo, Ciano ribatte, Kone 5-1 per il Cesena con il primo gol in campionato di Moussa Kone che festeggia. Drolet punta, supera Perico, ancora Drolet si mette il piede, Kone lo ferma, poi supera Comotto e Lanzafame, già ma poi Kone scatta il contropiede del Cesena, grande palla di Kone, ancora Ragusa torna fuori ancora da Casarini, si butta dentro Masina, non lo vede Casarini, Kristicic quasi zona tiro, ancora Kristicic in percussione, gliela scippano, poi Kone prova a ripartire, Kristicic lo ferma, poi Arini in slalom, Vergara Zito la tiene lì ma la regala Mbaye, recupera Kone in mezzo al campo su Laribi con un fallo poi su Moussa Kone. È benissimo l'arbitro sanzionario perché è stato un fallo ripetuto e prolungato, lancio lungo, Comi riesce nella torre nell'area di rigore, poi al limite Kone segna un gol pazzesco per il 3-2, ma la palla è corta di Buche, l'errore grave dell'austriaco, un minuto e mezzo alla fine, ancora la Avellino che ci prova con generosità, Moussa Kone prova a correre lui, lo insegue Masina che lo butta giù, fallo, calcio di punizione e giallo per Adam. È arrivato dall'Inter a gennaio Ibrahima Mbaye, senegalese, classe 94. Qui il recupero da parte dell'Avellino, è stato Kone a ricomporre. Sta
centrodestra nel centrocampo a 3. Cone, eccolo qui, controlla il pallone, il lancio questa volta in posizione regolare, Trotta, Trotta entra in area di rigore, Trotta la palla sul destro, miracolo del gol, incredibile, Trotta si riparte ancora con Cone, fuori gioco di Castaldo, gran gol, ma si è visto su Maxi Arias all'esterno, prezioso il tocco, il tercero da Puccino, Maxi Arias prova il destro, la chiusura di Moussa Kone, adesso Neto Pereira tra due avversari, attenzione alla pressione di Kone che fa sbagliare più volte il Cittadella, la porta è vuota, non riesce a metterla dentro lo stesso. Ancora Lazarević, taglia in mezzo, Lazarević sul raco, d'esterno, cercava Signori, non lo trova, intervento preciso a chiudere di Fiamozzi e Bagua, intervento irregolare alle spalle e si... ...di un centrocampista che però arriva in ritardo, Ringazzini, ora Verratti con classe, si libera di Bruno. Cascione, c'è Insigne solissimo, largo a sinistra, la palla era per lui ed arriva a Lorenzo Insigne, le sue finte, entra in area Insigne, non c'è nessuno dei suoi compagni, deve andare con l'azione personale Insigne, ancora Insigne, Insigne copre il primo palo russo.